Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Le nostre pizze possono sembrare uguali, ma non lo sono. La mia è con porchetta, provole e patatine. La mia kebab, mozzarella e patatine. Pronti? Okay. Partenza, via, getta iata. Morso. Ho una fame. Vediamo com'è venuta. Spero di non farmi tutta la bocca nera. Non abbiamo mai mangiato una pizza insieme. Prima... Noi la pizza la mangiamo così con le mani. No, veramente. Che buona. Un po' fredda. Non mai. Buona però. Il patano sono buono. Le patate sono le fresche. Non sono le surgelate. No, non sono tagliate e fritte. Buona. Devo un attimo dimezzare. Poi dopo iniziamo a rispondere alle vostre domande. Senza farla apposta ci siamo abbinate. Però questo tipo di pizza proprio qua, lo so. Ci avete fatto un po' di domande. Io sicuramente arriverò a fine video tutta sporca, sicuro. La prima, a parte che io vi mando un bacione a tutti, un bacione. Come state? Parlo prima io. È un periodo abbastanza particolare, però sto bene, grazie, tutto. Alla fine quando c'è la salute c'è tutto. Esatto, sì, non ci possiamo proprio lamentare, c'è chissà peggio, purtroppo. Buona. È buona. Ci ha messo anche poco da quando l'abbiamo ordinata. Sì, ma 20 minuti. Anche supportare pizzerie che di solito non siamo comunque soliti ad acquistare la pizza da loro. Prendo qua quella che è qui dietro. E qua qui. Un po' di pepe a me. Stravelli. Grazie. Ma pure mi faccio il bicchiere così poi non la prendo. Sì, almeno la metto a terra. Tutta sciuma. Okay. Ok, spero solo che non cadrà. Non voglio fare danni. Andiamo alle prossime domande. Che rapporto avete? Penso che ormai sì, chi ti segue. Sì, se siete nuovi siamo un'unica cosa, si può dire. Sì, infatti. Telepatia allo stato puro. È un po' difficile mangiare la pizza e... Infatti sì, è più semplice per altri alimenti. È vero. Perché ci vuole più tempo.
adeguato. Peggio figura Dio. Pip! Ma magari una continuazione, cioè. Tipo ne ho scansata una prima che invece di fare la diretta su Giuli l'avevo ma attivato su Magical. Ma penso come una grave, cioè va bene. Una grave, no. Qualche gaff sfondone, sì, io l'ho fatto sicuramente, ma non mi ricordo, ma l'ho fatto sicuramente. Cioè, proprio nella mia natura. Non me ne viene in mente nessuno, lo sai? No, pure a me no. Però so di averle fatte. Mi spero che non mi dia il singhiozzo. Da piccole litigavate, vi adoro. Un bacio, vabbè. Un bacione. Come... Sì, no. Normale che sia. No, ma sì, raga. Litigavamo. Anche pesante. Di più, forse. Sì, di più. Vabbè, perché prima una si attaccava pure... alle stupidaggini. Bra. Invece, no. Non voglio mangiarmi la parte col nero, perché altrimenti faccio un macello. Mm-hmm. Mi faccio tutta nera. Vedi qua. Che poi questo è stato il nostro piano B. Perché noi non dovevamo ordinare queste pizze. Solo che dove le volevamo prendere, stava, c'era chiuso. Quindi... piano B. Però è buona, non è pesante. Siete mai stati a Roma? Io sì. Pure tu con la scuola, però sì, ovviamente però, eravamo piccoli, cioè anche io. Carbonara, cioè mi mangio una carbonara. Mi piace la pizza romana, mai provata io, tu manco. Poi... vabbè, questo è per me. Anto, cosa preferisci mangiare di più? Allora, la pizza sicuramente, però come proprio come cibo, penso in generale, il piatto. No, questo proprio ti fa gola. A me non è che... è complicato le robe. La food. La carbonara. La parmigiana. La parmigiana e melanzana. Però sei un po' secca. Però... come si ridda? Si raffredda. No, guarda. Tu hai più mozzarella sopra. Tu dici come condimento. Sì. A me è proprio secca, guarda. Poi... e tu? Come piatto? Principalmente io sono più dai primi piatti, ad esempio la carbonara. C'è un piatto che a me fa letteralmente impazzire, che mamma cucina. Può sembrare stupido come piatto, però mi piace da impazzire. Broccoli. Perché dico sempre broccoli? Broccoli frullati. Salsiccia e basta. Cioè, raga, a me quel piatto, per quanto può sembrare un piatto banale, ma a me fa impazzire. Poi questa me l'ha fatta tipo personale, però si può. C'è qualche youtuber che ti ha deluso e che non segui più senza fare nomi? Un bacio. No, io personalmente no. Io sì, io. Cioè, che continua a seguire, che non ti ho tolto. Io diciamo più sfera, beauty, make-up, queste cose qua, quindi... no. No, no, sinceramente no. Io sì, io. Diverse persone che prima seguivo tantissimo, cioè io...
stavo sempre lì a guardare i loro video. E nell'ultimo periodo veramente io non apro un video loro da più di un mese. Non ho tolto il seguito né su Instagram né su Facebook. Scusa, Facebook, sei che su YouTube, sto prendendo i colpi. Però proprio mi hanno deluso, cioè nel senso, persone che si sono troppo esaltate con il successo e no. Capito. Vabbè. E questa cosa è bruttissima perché comunque c'è proprio. Traspare proprio, quindi io ogni volta ci rimango comunque abbastanza male perché dico, ah, cioè prima non era così, c'è cioè proprio un cambio, ho detto vabbè, questo posso dire che questi erano dei cambiamenti, cioè a me moltissime persone mi stanno proprio deludendo, ma in generale. Beh, è che poi col passare del tempo si scoprono le persone per quelle che sono. Vedi, pure l'impaccio. Troppo sottile. Poco secco. Prova un pezzo della mia. No. Tieni, prova di fare No, questa. io Io tutta non me la lo mangio. so. Lo so, sarei mia. Non uso TikTok perché sinceramente, pure lei non usa TikTok. Cioè, mi piace guardare i video ogni tanto di la sera. Prima di andare a dormire, però no, cioè sinceramente ci vuole comunque tempo anche per TikTok, cioè ti devi mettere lì e ti devi preparare, devi fare, no raga, non fa proprio per me. Non capisco, poi tu soprattutto tutta la giornata con tutte le cose da fare, da il tempo quando. No. Mi sto facendo comere, Ah, ma sì, pure cosa. io. Tranquilla. Quindi perciò è una cosa che non mi fa impazzire. Però sono belli da Ah, guardare. sì. Ce ne sono alcuni, mamma mia. Diteci un attore per cui avete una crush. Mi piaceva un sacco il commissario di Mare Fuori, ma non ricordo come si chiama. Gaetano? No, No, è come Gaetano. Carmine, non mi ricordo il si chiama? Perfetto. cognome. Comunque, me lo Comunque non lascio. so se lo conoscete. Poi un altro. Io invece, che non è italiano ovviamente, perché meglio italiani. Vabbè, Tommy Shelby. Ah, boh, Tommy Penso si Shelby, vabbè, quello chiama, in vabbè. comune. Anche se, Quello in comune, sì, è un è po' distante dal mio genere. Io adoro, ce ne sono tre che a me mi fanno letteralmente, a me mi agitano, mi fanno letteralmente impazzire. Sono Tom Hard. Sarebbe? L'ha fatto Venom, il buono. Non l'ho mai visto. Wow, come? Beh, no, ma non l'ho mai Quello visto. lì che, vabbè, poi te lo faccio vedere. Comunque quello ogni volta mi toglie proprio il cuore dal petto. E poi Vin Diesel. E Ah, buono. poi ce n'è sta un altro che, raga, mi sono scritta il nome perché io ogni volta sbaglio. Mamma Il mia, raga, tedesco mi gato sono. pezzicchio importante. Chi è? Mamma mia. Vabbè, aspetta, Gianni No, 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 Aman. vabbè. Vabbè, quella è un'altra cosa. Capoce hanno rubato pure il profilo, non ho capito, non ho capito, ho Non ci combinato sei più su questo. Instagram. Shining Tatum. Shining Tatum. Chi è? Mamma mia, Sì. questo. Non l'ho Mamma visto. mia. Sì, vabbè. Raga, com'è? Non ti Comunque. ricordi Tom? No, raga, aspetta, li devo far vedere. Quel bonazzo. Io perciò non mi fidanzo, perché io Quello là che questi. faceva Mamma. Peaky Blinders. Mamma mia, raga. Questo, lui, è la vita mia. Amore mio. No, beh, lui diceva quello là, mi ha fatto proprio Oh, buon impazzire. cialla, camolo di letta, sappiate. Ciao. Io secondo me sono l'unica al mondo che non ci sono mai andato appresso.
No, buono. Gianni. Vabbè, no, appresso. Vabbè, nel senso che andava appresso proprio, che era una fan sfegatata, era di briga. Mamma mia. Mamma mia, io mi feci una fila per farmi filmare. Io mai fatto una cosa del genere. Perciò sono proprio l'opposto dei concerti. Dove stanno i concerti sotto l'altra parte. Perciò di me quella è proprio una follia. Cioè, nel senso che ho fatto che rifarei tranquillamente. No. Gioco però... Mi sembra che abbiamo fatto una domanda. Ma io la rigiro. Prego, rigira. Quale parte... Aspetta, mi fece una domanda tipo... se dovessi scegliere una parte in un film, quale sceglieresti? Un protagonista, un ruolo, del ruolo. Un ruolo. Io non saprei scegliere. Sì, sicuro un ruolo principale, perché è quello che ha più famosi. Io qualcosa tipo combattente, tipo... Supereroina? Sì, no, ma tipo... come si chiama? Tu potessi fare Wonder Woman. Vabbè, dai, io la amo. Ma come si chiama? Tipo quei film... Sparatore, polizia? No, tipo quelli là, con quelle cose cinesi, là. Ah! Tipo quelle guerriere... Ok, ok. Mamma mia, io le... Io... Ti pare un io un amore. Allora sì, io. Io farei questo. Io in una favola. Nel senso che no, mi piacerebbe. No, non è una fiaba per la bestia. Mi piacerebbe. Guarda un po'. Sì, alla bella la bestia. Bella, ragazzi, per me la mia fiaba preferita, che in assoluto, raga. Cioè, la vita mia proprio, mi piace proprio il ruolo, questa cosa che quella del castello incontra la bestia. Chi lo facesse pugiando? Guarda un po'. Poi lui ha pure le sembianze, io poi sono mora. Oppure The Dream, mamma mi sembra un mapareas, mamma mia, proprio... Mi piacciono queste cose frivole, ma, che tu stacchi completamente e te le fai completamente in un'altra realtà, ecco. Cioè, queste cose così... Tipo io sono più da serie di romantiche, film romantici, ma mi sì, piace un botto. Sta, sì, sì, però dipende. Pure così. Io vado a periodi. Sì. Vabbè, noi scegliamo pure in base, ok, quello mi piace, vediamo. Cioè. Sì, però più cose criminali, cose malavitose, queste cose qua. Oppure niente con burro. Mamma mia. Comunque queste cose particolari. Yeah, ma sai quanto mamma mia quanto devi studiare? Oh, nel film quella là, la serie che Sky Royal là. Di quelle ragazze. Oh, pure quello! La bella! Ma come si chiama? Come fa? La gesturiamo. Ma io mi ogni volta che vedo una serie, gli do i nomi. E quindi io non ricordo mai il nome reale. Cioè, tipo io ogni volta lo vedevo, cioè, mamma mia, sto bonazzo. Quindi io, come si chiamava? Flavio? No, Flavio era quello brutto. Non mi ricordo. No, perché... Bello. Che mi piacerebbe. Non mi sento a castigo, era bene la pezza. Mamma mia. E di sicuro... Proprio quell'anno la bestia sarà, non voglio offendere nessuno, però per dire, no? Come tengo io la certa, il più brutto. Cioè, sicuro. La short da dire, dici tu. Come quello scorso, non è che era... Quando si trasformò, dice tu, ma chi ne arriva la bestia, senza offendere nessuno, però... Gusto personale, cioè, io me ne andai, dissi no. Io esco. Cioè, non puoi vedere una bestia, cioè a me la bestia già così era bellissima, cioè, aveva un fascino... Bestie, presentabili. Abbiamo l'appello. No, però è bello, Dio cioè. Mio. Bello. Finiamo sempre nel trash. Sempre, vabbè, ma...
Colombia. Si è arrivata fino a qui. Alla fine. No. Sì. Che lei non è alla fine una principessa. Ah, è una ragazza. Lo diventa, però, capito? È una guerriera perché lei combatte, è un po' spacciatella. Comunque, se siete arrivati fino a questo video, a questa parte del video, hashtag, come detto prima, presentatevi bestie. No. Ok, raga, noi speriamo anche questa sera ci avete fatto compagnia, quindi noi speriamo che questo video mukbang vi sia piaciuto, sicuramente tutte sporche staremo. Sì, io. Sicuro. E quindi niente, bestie, presentatevi solo per me perché lei è fidanzata già con il nostro bestiolino. E quindi niente. No. Sei bagnatino. E quindi niente, raga. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi è piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!